Bentornati a tutti amici dei disinformati da Nicola e bentornati su Hearthstone nella nostra ala Linaxramas. Come potete notare immediatamente dal video, il video non è a 1080p, a 720p e manca la facecam. Questo perché purtroppo sto registrando dall'università in maniera tale da portare comunque i video e per registrare dall'università devo registrare col portatile, quindi qualità leggermente ridotta. Apriamo l'ala dei costrutti. 4 boss. Ok, nell'ala dei costrutti avremo 4 boss. Tra cui. Carne cucito con i resti degli avventurieri che non sono riusciti a battere il ramingo della sapienza. Ok, Flamingo Cho non esiste. Né come carta né come. Non esiste e basta. Mentre pezzacarne. Vediamo che cosa fa questo qua. Distrugge un servitore. Così. A random. Andiamo incontro con un mazzo mago. Pezzacarne proprio gratuitamente. Distruggiamo un servitore. Contro Pezzacarne! 5-8 rantolo di morte. Ok, startiamo benissimo. Ma voglio sapere cosa c'ha questo. Ah, ok, lui semplicemente ha il gancio, non ha armi e ci viene in faccia. Gli facciamo perdere un turno. Non è vero, che cosa ho detto? Carta completamente inutile, speravo in meglio. Purtroppo non avevo una carta migliore da usare in questo caso. È brutta, è veramente brutta in questo caso. Infatti tra 2 turni ho perso praticamente, se non riesco a fargli 16 danni in faccia. Ok, ci salviamo con il numero 1, questo potrebbe essere inutile, quindi mi conviene. No, dai. Almeno ci ho guadagnato 2 turni. Questa sarà utilissima. Ok, abbiamo la barriera. Perfetto. Magnifico, strepitoso. È un bel calcio. La fortuna gira dalla nostra. Pesca una carta. Ma sì, leviamogliela. Tanto ora anche se gli torna in mano lo blocchiamo. E quindi che ce ne frega. Non puoi attaccare lo stesso. Distrugge un servitore, ovviamente lui. 3-3-6, 1-7, signore e signori, abbiamo vinto. Con il drago fatato. Avrei dovuto cucirlo usando giocatori migliori.
Forse avresti dovuto. Ok, abbiamo vinto il primo boss dell'area dei costrutti. È stata una sfida strana e abbastanza complessa, in effetti, perché comunque dovevamo riuscire a giocare con uno che ci veniva in faccia continuamente facendo tanti danni. Becchino, ottiene più un attacco quando evoca un servitore con rantolo di morte. Buona, buona, ma non giocata da un bel po'. Ok, quindi ragazzi ci vediamo. Spero vi sia piaciuta la battaglia con Pezzacarne, anche se sono stato un po' silenzioso. Spero di vedervi nella prossima battaglia dell'Ala dei Costrutti.